L'atteso derby della Cilento tra il Santa Maria e la Gelbison, capolista del girone I di Serie D, termina in parità e senza reti, ma non sono mancate le emozioni. Rigore sbagliato dai rossoblu vallesi e Santa Maria che gioca in 10 per più di un tempo. La gara parte subito in salita per i padroni di casa, che al quarto minuto si vedono assegnare un penalty contro per una trattenuta in area. Lo specialista della compagine vallese, il capitano Uliano, questa volta sbaglia in modo clamoroso. La replica dei giallorossi di Castellabate vede protagonista Tandara, il quale impegna D'Agostino. Nel finale della prima frazione il Santa Maria resta in 10 per l'espulsione di Masullo. Nella seconda frazione si attende la Gelbison, ma sono gli uomini di Nicoletti a rendersi pericolosi. L'occasione per sbloccare il derby però capita a Gagliardi. L'attaccante vallese si vede negare la gioia della rete da un prodigioso intervento di Grieco. Non accade più nulla neanche nei 6 minuti di recupero e alla fine è 0-0 con la divisione della posta che viene accolta con favore dal Santa Maria, meno dalla Gelbison che ora vede avvicinarsi la Cavese, ma gli uomini di Esposito devono ancora recuperare la sfida con il Trapani. Finisce 0-0 questo derby, ma davvero un Santa Maria straordinario. Sì, il rammarico è proprio quello, che purtroppo per 50 minuti e passa abbiamo giocato con un uomo in meno. Fino all'espulsione c'era solo una squadra in campo, padrone del campo che ha dominato il campo nel fraseggio, nel palleggio. Sono molto, molto contento della prova perché è stata una prova di spessore, una prova di carattere soprattutto. Si tornava a giocare dopo un bel po' di inattività. Qual era il rischio più grande che si poteva correre secondo te? La paura, tra virgolette, era proprio quello, ritornare a giocare dopo quasi 50 giorni. È una sorta di incognita perché noi facciamo dell'esuberanza della foga agonistica la nostra forza e gioco forza. Con l'inattività abbiamo perso un pochino di brillantezza che piano piano riacquisiremo con il passare delle partite. Mister, l'avevamo detto, una partita sicuramente non facile. Beh, un prezioso punto comunque conquistato. Sì, è normale che sia così, è un derby, noi siamo primi in classifica, già le squadre ci affrontano mettendoci qualcosa in più, poi il fatto del campanilismo è uscita fuori questa partita. Allora, partiamo dal rigore arrivato dopo pochi minuti, ecco, non siamo riusciti a trasformarlo in rete, ha condizionato secondo lei il risultato della partita? Sì, noi eravamo partiti molto molto bene nei primi minuti di gioco, probabilmente l'errore dal dischetto ci ha fatto perdere un po' di fiducia, il Santa Maria ha preso campo, però occasioni da gol, tranne il colpo di testa di Romano, non ne ho viste. Nel secondo tempo il predominio territoriale è stato netto, abbiamo avuto due o tre occasioni per buttarla dentro, non ci siamo riusciti e questo è il risultato di 0-0.